Nuovi sensori, sistemi di monitoraggio della mobilità, gestione dei servizi di trasporto e la ricarica dei veicoli elettrici sono alcuni dei temi finiti sotto la lente della ricerca, oggetto di discussione e sperimentazione nell'ambito di MOST, progetto lanciato un anno fa dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e che torna a far tappa a Bari. Quindi una mobilità innovativa è una mobilità al servizio del cittadino che permette di migliorare la qualità della vita del cittadino grazie a una mobilità migliore. Mobilità più rapida, una mobilità accessibile per tutti vuol dire migliorare la nostra giornata. Capofila a Veneto e Puglia che hanno ottenuto importanti finanziamenti. Il feedback dal punto di vista del territorio pugliese e di Bari. Allora, sia il territorio di Bari sia il territorio pugliese, come abbiamo visto stamattina anche qua con l'assessora regionale alla mobilità, è un territorio che è già molto ben servito dal punto di vista della mobilità. Poi sono stati ottenuti dei finanziamenti attraverso i quali sarà possibile partire in questi giorni con una sperimentazione che coinvolgerà circa 4.000 cittadini baresi e pugliesi, dove si sperimenterà questo supporto alla mobilità, che è appunto la mobilità come servizio. Oltre a questo, altre collaborazioni che ci sono in corso riguardano ad esempio le linee con ferroviarie con treni ad idrogeno. È stato firmato un accordo con Ferrovie del Sud-Est, Politecnico di Bari e Regione Puglia. Queste tre linee sono linee che sono localizzate nel Sud Salento.